Great Big Story. Ha segnato il passaggio dalla mafia dei pascoli a quella degli appalti. È anche il cuore dell'economia illegale dell''Ndrangheta e della sua attività più redditizia, il narcotraffico. La cocaina è un business che vale miliardi e negli ultimi 30 anni è diventata monopolio di una sola organizzazione criminale, l''Ndrangheta. La fanno sbarcare ovunque, La Spezia, Livorno, Rotterdam, Anversa. Ma Gioia Tauro è ancora la porta principale d'accesso per l'Europa. Da qui, secondo alcune stime, passa l'80% della cocaina che finisce nelle piazze di spaccio. Dal primo carico, intercettato a Gioia Tauro nel 1999, da qui sono passati fiumi di polvere bianca in arrivo dal Sud America. Perù, Ecuador, Messico, Bolivia e Colombia producono la cocaina che poi viene caricata in direzione Nord America o Europa. Un mercato che solo nel vecchio continente vale almeno 9 miliardi di euro l'anno. Negli anni 90 ho incominciato a sequestrare la prima droga che arrivava dall'Argentina. Abbiamo sequestrato i primi 5 kg, c'era una cosa emozionante perché inimmaginabile, allora 5 kg di cocaina, c'era una cosa mai vista. Ora chiamano, procuratore, abbiamo sequestrato 100 kg. Ah, bravi, ci vediamo domani. Questa leadership nelle importazioni di cocaina in Europa permane ancora, perché tutte le mafie comprano la cocaina a 1.800 euro al chilo nella foresta amazzonica, l''Ndrangheta era l'unica che la pagava a 1.000 euro al chilo. Gli abbiamo dato vantaggi di decenni all''Ndrangheta e l'abbiamo continuato a narrarla con una mafia al massimo di sequestratori di persone. E ancora 15 anni fa si negava l'esistenza dell''Ndrangheta. Dov'è l''Ndrangheta? Fatemela vedere. Quello che sequestrano a Gioia Tauro, soprattutto la droga, la portano qui. Questi sono tutti i sequestri che avete effettuato nel porto di Gioia Tauro. Sì. Attualmente siamo circa sulle 7 tonnellate all'interno del magazzino. Ogni panetto, ciò che si calcola è che il ricavo sia di 200.000 euro. Che questo strapieno. Questi sono gli involucri originali, i pacchi così come li avete trovati nella nave. Sì. Imballaggi per frutta, in questo caso banane. Questo è uno dei sequestri recenti. In questi borsoni, in ognuno di questi, ci sono panetti di cocaina. Sono 18, per circa 1.000 kg. Conta che settimanalmente Gioia Tauro tocca tutti i porti del mondo, però Gioia Tauro non puoi un business del genere senza avere i loro uomini, che questo pezzo di cocaina deve uscire fuori. Noi abbiamo portato un capoturno, un padre aziendale con 500 kg di cocaina, aveva la libertà di fare quello che voleva. Era importante, non era un proposito, perché nessuno ti poteva dire che stai facendo lì, che cosa è lì, che stai. E loro erano tranquillissimi. La finanza era importante. I container avevo capito che si prendevano e si spostavano da una nave all'altra. Il container vanno spiazzati, c'è una posizione. Io non so cosa c'è, ma non lo sa nessuno, nemmeno la documentazione. Lo sai che lo deve sapere, si fa il sigillo, si fa i borsoni e poi li fa uscire. Io
l'ho trovato così perché in un'area non lo sapevo ovviamente. In un'area che c'è un contenitore del suo che si chiamano Cataste, dove non vive un contenitore frigo nessuna parte. Abbiamo un ufficio, mi ricordo che c'è questo contenitore nella Cataste 8D. Ma dopo 10 minuti sono arrivate 6-7 partite della Guardia di Finanza e c'era un carico abbastanza dei forti. La favorezza, sai qual è? Che mi fanno trovare uno più piccolo per farne passare altri più grandi. Viterbo, Ventimiglia, Milano, Torino. Non c'è bisogno di essere calabresi per sapere cosa sia l'andrangheta. Si è replicata come un'infezione in tutta Italia e nel mondo. Ma tutto parte da qui. Chiamano la mamma di Polsi. È qui dove si incontravano i boss per il loro summit annuale ed è da qui che ripartiamo con il nostro viaggio nell'Andrangheta, che da visibile si è fatta invisibile, ma solo per farci credere che sia meno potente di quanto non sia in realtà. Sono Daniele Piervincenzi e queste Mappe Criminali. Partecipato agli incontri a Polsi? Sì. Come si svolge? Funziona così. Da sempre hanno lasciato intendere questa favola, il Santino, la Misericordia, San Giuseppe, San Pasquale, San Michele Arcangelo. No, ma queste sono la favola di Pinocchio. Allora, si usa ancora i soldatini, per la preparazione. Non è che è proprio così. Nell'idea che hai tu o che possono avere gli altri, si pensa che siccome San Luca la chiamavano la madre, era quella che comandava, demandava, e lì c'è per tradizione, c'era la riunione, c'erano le nuove disposizioni, i nuovi rimpiazzi, i nuovi ordini, era un po' forma, perché era già deciso. Ti può suonare strano, però la 'Ndrangheta è stata sempre passo coi tempi. Oserei dire avanti. La 'Ndrangheta è uno di quei fenomeni che cerca sempre di far vedere quello che gli altri vogliono vedere, quello che gli altri fa piacere e quelli che gli altri credono di capire. Questa è la strategia da sempre. Quest'uomo è stato per anni un elemento influente di un potente locale di 'Ndrangheta. Arrestato negli anni 90, è diventato per un breve periodo un collaboratore di giustizia. Oggi, per la prima volta ed in esclusiva per Mappe Criminali, ha deciso di raccontare la sua storia. Grazie a lui ricostruiremo l'espansione dell'Andrangheta, dalla Calabria alla capitale finanziaria del paese, Milano, fino alla conquista del mondo. Tutto
comincia in un piccolo paesino dell'Aspromonte. Com'è stata la sua adolescenza a Platì? Beh, ti dirò, la mia adolescenza a Platì è stata tuttavia, se vuoi, anche tranquilla, serena. Quello che può essere la serenità di un paese come Platì, te la lasci immaginare. Lì o sei legato dal vincolo di sangue o sei legato a una famiglia che ha comunque il vincolo di sangue. È una cultura della locchia, questa, capisci? Nasci già con quell'odore, con quel sapore. Sei legato lì, non puoi, non ci scappi delle volte. Ma Platì è sempre stato così. Platì è uno dei paesi più particolari che c'è in Calabria. È un paese così, è così, è nato e così morirà. Siamo a Platì, alle pendici dell'Aspromonte. Questa è una delle capitali riconosciute dell'Andrangheta. E da qui sono partiti gli storici signori del narcotraffico, anche se i miliardi della droga qui non si vedono. Per le statistiche, questo è il paese più giovane della Calabria. Qui i bambini nascono, crescono, ma di giovani adulti se ne vedono pochi. Molti emigrano, altri vengono arrestati e alcuni sono latitanti. Ma comunque di 'Ndrangheta qua non si parla. Perché dicono che a Platì ci stanno le famiglie di 'Ndrangheta più potenti del mondo? Non ne sa lei queste cose? Non sappiamo niente, noi, nessuno. Nessuno sa niente, e com'è possibile? Siamo figlioli, siamo figlioli, e crescemmo con la fame, poi non avevamo, mangiamo. Resta il mistero dei milioni del narcotraffico, dove sono nati, sti soldi dalla droga, non si sa. Non ci ricordiamo niente. Non ci ricordiamo niente. Niente. Qui il motorino si guida dai 9 anni in su. Ma cosa fate? Siamo giornalisti. Siete un giornalista? E che formato? Oh, il drone! L'hai visto? Mannaggia c***o, guardando più giovane, mannaggia c***o! E io non posso andare a vincere! E che fate? Vi nascondete? Scappate tutti sul drone? Questi ragazzini ci girano intorno da stamattina, un po' per curiosità, un po' perché ci devono controllare. Platì è il paese del clan Barbaro e delle sue ramificazioni, i Papalia e i Sergi. Il capostipite della famiglia è Francesco Barbaro, classe 1873. Dai suoi 10 figli discendono le 8 ndrine che dominano la 'Ndrangheta di Platì, famiglie insediatesi nel nord Italia fino all'Australia. La loro roccaforte è in Lombardia, nella cittadina dell'Interland milanese di Buccinasco, chiamata la Platì del Nord. La loro specializzazione, il narcotraffico. La Platì è tutto fiorito, ma come si sente, noi come sentiamo dai giornali, cosa che accade a nord, cade tutto signore. Ma Platì non è affatto come noi. Come la 'Ndrangheta, se sabato tu andavi, passo per andare, no 'Ndrangheta, andavo cose in più. Però se parlo da 'Ndrangheta qua si straniscono. Un pochino sì. 'Ndrangheta è dappertutto, credetemi.
in fondo al platino, andare in fondo, perché tu che non galera, erano tutti che nella gente, tre reti. Morno cristiano, no? Adesso fanno un funerale perché vengono magari in danno zio o frate pregiudicato, che vuol dire? Se una fu in galera, pagavo se le creato, no? Quando una è morta ne è venuta a chiesa, perché non andava in chiesa? E quello il Papa l'aveva deciso. Ma il Papa, allora tutti, e poi quello, il Papa, Dio. Dio da onde giudica. Ora per farci un esempio, mio marito anni fa, che non mi sposai, fu arrestato, no? Da schiavo, pigliami 20 anni. Ma poi ringraziando a Dio, fu assolto che non c'entra 20 anni. Sposata in un mese, questa era subito incinta. Questa 9 mesi senza rigo, voglio farsi i colloqui, stava male. Però poi cerchiamo pure i danni, andiamo a pagare pure i danni. Grazie ai danni non ci puro sapere più niente. No. Dico che noi platioti siamo santi, perché noi è santi. Non sbaglio, uno può fare pure che non andare, se è tanta cosa la droga, ma uno è tante volte fa pure perché... Però la cosa che mi chiedo, no? Se qua si tratta la droga, ma i soldi? Ma che droga? Dove stanno? Perché non mi sembra un paese ricco questo. Ne abbiamo 30 gradi. Vero, che anni passati Padì era molto attiva, soprattutto non qui, ma fuori. Fuori, sì, sì. I platioti fuori hanno fatto un po' di tutto, sì, questa sì, cosa. Sì, sì, ma ora cambiare. Da Platì però il vero salto è stato qui, a Milano. Per me sì, certo. Quali erano i gruppi che controllavano questa città? Tutto faceva capo ad Antonio Papria, che era il rappresentante di tutta la Lombardia e poi è stato il rappresentante di tutto il nord. C'erano locali dappertutto in Lombardia, però la base vera era il locale di Bucinasco, dove c'era Antonio Papria naturalmente. E i suoi fratelli? E suo fratello Rocco, perché Domenico, che è la mente di quella famiglia e anche della 'Ndrangheta, è una delle menti. Uno stratega. Lo stratega. È detenuto da diversi anni, da tanti anni. In primis Papalia Barbaro Sergi, quindi il gruppo alla quale io appartenevo. Famiglia di Platì. Famiglia di Platì, certo. E com'è stato l'inizio qui a Milano? Noi sapevamo tutto quello che facevano qua a Milano, a Torino, in Liguria, ad Aosta, tutti i locali facenti capo a Platì. Ogni mese c'è riferimento. C'è una persona del locale fisicamente che scende a Platì, a riportare tutti i mesi. Da sempre, non per anni, da sempre, lo stanno facendo anche adesso. Te lo dico perché lo so. Per decenni abbiamo sentito ripetere che la mafia al nord non esiste. Non esiste per chi non la vuole vedere, ma non per chi le dà la caccia fin dagli anni Ottanta. All'epoca c'era, diciamo, quest'idea che mandando al confino i personaggi ritenuti mafiosi si sciogliesse questo nodo col territorio. Dice, non è stata un'idea felice, no? Perché laddove non si poteva trasferire al meridione, diciamo, il soggiornante obbligato, venivano i parenti al nord. È da lì che si sono create le vere e proprie comunità, prima siciliane, poi dopodiché un po' alla volta sono diventate quelle calabresi, quelle più preminenti sul territorio. Nel 1988 riusciamo a individuare un incontro tra le tre principali famiglie della 'Ndrangheta. C'era Morabito, Giuseppe, detto Tiradritto, capostipite della famiglia di Africo. C'era Pelle Antonio, detto Gambazza, capostipite della famiglia Pelle di San Luca. C'era Papalia Antonio, capostipite della famiglia Papalia Barbaro, operante a Bucinasco. Un summit da cupola. Erano a Bucinasco. Non tutti credevano in quel periodo che la 'Ndrangheta fosse così radicata, così potente. Radicata e così potente. Nel 1989 avevano organizzato una raffineria per la trasformazione di
morfina base in eroina bianca, in Valle Imagna. Cioè qui? Qui. In Italia, in Europa, non c'era questo tipo di commercio di eroina bianca, si commerciava oltreoceano. Per dire come si sono evoluti nel giro degli anni, cioè negli anni 70 erano manovare nei sequestri di persona, 10 anni dopo li troviamo a gestire una multinazionale. Però non si può parlare di mafia a Milano. Non parla di mafia a Milano, cioè Milano è intrisa, cioè oggi parliamo di una mafia capace di approfittare dei momenti di debolezza di uno Stato. Come questo. Come questo. La pandemia è un momento di debolezza sociale, ma per l'Andrangheta è un momento di opportunità. Di opportunità. Dall'Aspro Monte, l'Andrangheta è atterrata a Milano. Cittadine come Cesano Boscone, Corsico o Buccinasco sono diventate le platee del nord. E qui le famiglie che contano si chiamano Barbaro, Sergi e Papalia. Questo tutto a perdita d'oc, fino a quelle case lì, ci sono dei rifiuti interrati da tutte le parti. E come lo sappiamo? Perché i rifiuti sono in tutti i posti dove loro hanno scavato. Perché il silenzio e il buio su questo territorio possono portare a questo. Senza contare i morti ammazzati, il pizzo, i sequestri di persone. In quel periodo lì lavoravano molto sul movimento terra, non si poteva fare a Buccinasco movimento terra senza passare dalle loro imprese. Infatti nelle inchieste viene definita la platì del nord. Qui l'Andrangheta su questo territorio è sotto traccia, non la si vede. Al processo il Barbaro e questa gente qui, secondo loro andava bene a tutti questo giro, tranne al comune, cioè il loro unico problema era il comune. Infatti nelle intercettazioni, allora io ero assessore col sindaco Carbonera, e lui dice bisogna spiegargli al sindaco che non deve fare l'eroe, perché gli eroi sono solo quelli morti. E quindi diciamo che il messaggio era... Non poi, velato. Non velato, infatti poi gli mandano un proiettile di mitragliatrice, di antiaerea, cioè una roba così, al venerdì di Pasqua. E glielo lasciano in un pacchetto in un angolo cieco del comune dove le telecamere non prendevano. E c'era il santino, proprio l'Andrangheta pura questa, di Pasqua, con scritto buona santa, la santa Pasqua. Infatti uno dei problemi con i miei cittadini è fargli capire che noi ci stiamo battendo, spendiamo anche delle risorse, contro un mostro che loro non vedono e che in realtà poi si spacciava i sequestri di persona. Cesare Casella è stato tenuto dentro un box sotto quel palazzo lì. Non erano persone. Se è vero. Sì, va bene, Cesare, lo so. Quando io ricordo ai miei concittadini che abitano lì questa cosa, si indignano, la prendono male, dicono, ah, ma noi perché ci dovevamo accorgere? Ma come? Prima di noi, nel 2002, nessuno aveva avuto problemi con l'Andrangheta. Quando si vincono le elezioni, si mettono i manifesti per ringraziare. Ecco, io li ho messi e qualcuno, uno per uno, con un pennarello, ha disegnato un mirino sulla mia fronte dicendo tu sei pericoloso. E si riferiva al fatto che io avevo detto che era appena stato scarcerato Rocco Papalia, che era il boss indiscusso dell'Andrangheta negli anni, aveva fatto 26 anni di carcere, era appena tornato a casa sua ed è tornato a gennaio del 2020. Quindi quello che possiamo dire noi Papalia è che il giorno che se ne andranno da Buccinasco, allora sì, la festa la faremo noi. Spero che quel giorno prima o poi arrivi. Tre fratelli, Rocco, Antonio e Domenico Papalia. Antonio,
il reggente dell'Andrangheta nel nord Italia. Domenico, il ponte con il mondo di mezzo, dalla politica alle istituzioni deviate. Rocco, l'imprenditore. Antonio e Domenico stanno scontando l'ergastolo in carcere. Solo Rocco è uscito, dopo una pena di 26 anni per sequestro di persona. Sono fra Corsico e Buccinasco, periferia sud-ovest di Milano. Qui abita Rocco Papalia, uno dei tre fratelli dell'omonimo clan, quelli che hanno portato l'Andrangheta in Lombardia. Gli hanno confiscato metà della villa, ma adesso Papalia potrebbe riprendersene un pezzo. Una buona scusa per andarci a parlare. Salve, sono un giornalista, ci stiamo occupando della questione di casa sua, che le è stata sequestrata. No, sì, quale casa? A casa nostra non è stata sequestrata. Quella sopra? Che l'ha detto? C'è un contenzioso con il comune, da quello sì, che ho capito. Sì, ma è il cortile, non è la casa. È il cortile, non è la casa. Qual è il cortile? Questo? È di dietro, e se ne vada questa intera camera. No. Non comincia a fare storie. Cominciamo signor... a fare un processo e si brucia. Signor Papalia, stiamo parlando del sequestro di casa sua. Allora, la padrona sono io, lui non c'entra niente. Sì, però il signore è Rocco Papalia, non è che non lo... E cosa vuol dire, mio marito, cosa vuol dire, scusi? Beh, che evidentemente il sequestro sarà allegato no, alle attività... No, ma a prescindere questo. Ho capito. Allegato o non allegato. Siamo qua, ci siamo interessati perché ci dicono che il signor Papalia, facendo parte di una famiglia importante, di esponente di una famiglia di 'ndrangheta importante nel milanese, probabilmente... Gli altri fanno i fatti e loro pagano, forse la cosa è diversa. Ma chi, Papalia? Mio marito ti faceva il culo dalla mattina alla sera lavorando. So che i fratelli... Ma io parlo di mio marito, per non, me miei... Non parla di Antonio, i suoi cognati. Ma per me i miei cognati li rispetto, guai, per me sono persone più che oneste, per me. Poi la gente può pensare quello che vuole. Sì, però a me mi dicono Rocco Papalia è padrone di tutto. Cosa Rocco Papalia? Va bene. Perché è troppo buono. Se ti lasci fuori un po'... È buono Rocco Papalia? Certo. E là parliamoci. Lei è il fratello di Antonio, le cose. Allora... Il nome è un cognome importante, il suo Papalia, dicono, sono la famiglia d'Ndrangheta più importante della Lombardia. Chi l'ha fatta? Le inchieste della magistratura. Ma le inchieste di quale magistratura? I giornalisti sono stati. Io fino al 92 avevo un'impresa, avevamo 18 operai che lavoravamo. Sì. Con tutte, fattura onestamente. I suoi fratelli hanno fatto anche altro, che so di Platì, voi siete tutti di Platì. Ma a me non me ne futta, a me fuori non parmo fuori del culo mio, non me ne futta, ognuno si può rompere il culo come vuole. Con mio fratello solo il rapporto effettivo, basta. Sa quello che ha fatto il sindaco per 14 mesi con me. Cosa ha detto lui? Che io devo chiedere scusa alla cittadinanza di Buccinasco. Io ho fatto più di lui, perché io ho costruito mezzo Buccinasco. I mezzi miei di pescare e di movimento terra, lui solo si bocca la pila. Se c'è qualcuno che si deve andare, deve essere lui. Sai che io è dagli anni 70 che non ho un reato. Io se ho sbagliato, ho fatto qualche stupidata, l'ho fatta da giovane, da ragazzino. Quindi non c'è inutile che dici mafia. Poi c'è la mafia Buccinasco, ha perso. La mafia Buccinasco ha perso perché non ha mai esistita. E io l'ho sfidato, i giornalisti, di trovare questa commissione che loro ritengono che c'è questa commissione, a meno che non è invisibile. A me non mi risulta. E l'Andrangheta invisibile è proprio quello che stiamo cercando, in Calabria come a Milano. Era importante prendersi in mano Milano, perché è la capitale economica dell'Italia. E da qui creare un ponte con l'estero, a livello economico intendo. E questa era la missione che della Calabria vi avevano dato? Questa era la strategia, esatto. Perché la 'Ndrangheta, ma più che la 'Ndrangheta, alcuni locali di 'Ndrangheta, quelli più originali, veri, hanno la famiglia, sangue, e lì la forza. E quindi l'affidabilità è diversa. È tutta un'altra cosa. Con chiunque vuoi parlare con un politico, sa chi sei. Parli con le banche, zero problemi. Parli con i narcos,
quello che vuoi. Ma è vero che voi di Platico in Arcos avevate un rapporto di dominanza? Avevamo avuto una richiesta di eroina bianca da parte di una famiglia nostra in Canada, ma che aveva le basi del traffico negli Stati Uniti. Che anni erano? Era l'88 e da lì è partita l'idea di installare la raffineria in Lombardia. In Arcos mi mandavano 3 kg di coca per 1 kg di eroina bianca. Da lì è partita la cosa. Quando noi abbiamo iniziato a mandare l'eroina bianca negli Stati Uniti, in Arcos lì ci hanno dato la vita. Perché se avete la potenza di mandare l'eroina, raffinarla dove non si sa, ma mandarla in America e prendere da noi una coca, vuol dire che siete i più forti al mondo. I primi carichi abbiamo fatto la furbata, te lo dico, e l'abbiamo pagata con i soldi di sequestro che avevamo in cassa. Perché con i sequestri all'epoca... Che cazzo, la squadra di Platì ne ha fatti tanti di sequestri. La squadra di Platì poi aveva la capacità militare. Logistica tutta. Logistica e più c'era la spromonta. No, in più avevamo un generale. Il generale Delfino era lui che ci indicava chi dovevamo sequestrare. Faceva lui le trattative, si prendeva il suo 1,2 miliardi quello che gli davano, quando aveva pagato dicevo che è spostato, lo portatelo lì, io faccio l'operazione, dice lo porto e lo libero. Cioè se i sequestri fruttavano anche rendeva, 2 miliardi. Ma mettici anche 10 se vuoi. 10 miliardi di lire. L'anno di narcotraffico. L'anno di narcotraffico te ne rende 100. Almeno 200. C'è stato un lavorio mentale, c'è una strategia dietro. Non è che uno si alza al mattino e si inventa di creare la raffineria o di fare un sequestro. Ci vuole una strategia. Dal prima di iniziare al dopo che è finito. Quindi al dopo il reinvestimento dei proventi. Tutta la filiera. Tutta la filiera, bravissima. Ed è così che è nato il monopolio internazionale del narcotraffico. Esattamente. Calabrese. Platì è stato il primo. Platì in testa, perché siamo stati noi di Milano a fare questo. Lì si è stata fatta la joint venture con i colombiani. E ti dirò di più, perché io sono stato lì più di una volta. In Colombia? Sì. Non erano neanche capaci di produrre onestamente, perché erano ancora allo stato grezzo, indietro. Sono stati alcuni dei nostri ad andare giù a raffinarla e insegnargli come si raffina per far arrivare in Europa, in America la cocaina giusta, buona. Siamo arrivati al punto che loro si sono soggettati, perché sennò avevano chiuso tutti i canali di smercio, perché i canali erano vostri, perché i canali erano vostri, esatto. Sono stati gli anni in cui c'è stata l'inondazione, esatto. Noi fornivamo tutta l'Italia da Milano. Fiumi di cocaina, Gioia Tauro, sequestrati, 1300 kg di droga purissima. Gli investigatori l'hanno definita una delle piazze di spaccio più vivaci di Milano. La Guardia di Finanza ha arrestato per traffico internazionale di cocaina. Un valore di circa 260 milioni di euro e che erano destinati all'Andrangheta. Per capire da dove arrivi il fiume di coca che inonda Milano e non solo, siamo dovuti tornare in Calabria, perché i principi del narcotraffico internazionale arrivano tutti da qui. Un affare per tutti, perché i clan sono tanti, ma l'Andrangheta è una e ragiona con una sola testa. È finito e sfocia nella coca. Lui quindi voleva bucare? Sì. Ma che ci tenevano dentro a sto serbatoio? L'acqua? Soldi e cocaina. Soldi e cocaina? Questa era la cassaforte del clan. Ma tu pensi che solo questi soldi aveva? Come è nata sta passione per i bunker? Ma più che altro è stata un'esigenza, perché loro dimostrano la forza loro di vivere a casa. E allora, magari all'inizio... Cioè la latitanza a casa. Sì. Era una cosa, era una manifestazione di forza. Di potenza. Qua... Tu sei il figlio della dinastia. Come rispettano
ti rispettano il doppio. Ho visto e stata sera questa festa. E per silenzio della notte, sotto la luce delle stelle, lo splendore della luna, formo la Santa Caterina. Ora non mi preparo la signora Barbara, ora il tuo parola di nuova unità, forma la Santa Caterina. Qua c'era un zandino bruciato in una carta a stagno, come fanno, no? Che quello ti punge il sangue va sul braccio. Il rituale, l'affiliazione. Niente a persone, giuro, di rinnegare tutto fino alla settima generazione di bambini della dittatura. Tutta la società criminale da cui fino ad oggi riconosciuta per salvaguardare l'onore e la costume di San Cipriano. Sotto la luce delle stelle, sotto lo splendore della luna, sforma la Santa Caterina. A nome di Garibaldi, la signora Mamma, con la parola di vita, sforma la Santa Caterina. La 'Ndrangheta al nord continua ancora oggi a gestire il traffico di droga. La cocaina che gira a Milano è tutta roba loro e sono tonnellate. Secondo gli ultimi calcoli è come se tutti gli abitanti del capoluogo lombardo consumassero almeno 2 grammi di cocaina all'anno, compresi donne, anziani e bambini. E ci sono ancora interi quartieri che vivono grazie allo spaccio e sono completamente in mano alle 'ndrine. Già che mi vedono parlare con voi, mi raccomando. Io sono capace di andare a casa tutti e buttare giù la porta di incendi i bambini. Sì. Sto dando una mano perché? Per la storia del mio figlio, hai capito? E qualcuno deve pagare qua, hai capito? Il triangolo della mafia, Zingoni, Cisano e Cosimo. Quelli erano gente che non scherzava un caso. Ti trovavano in macchina incaprettati. Quando è che hanno cominciato a fare i veri soldi? E come? Girava molto l'eroina. E trovi i ragazzi morti con le siringhe nei parchi, da qua ti sei morti. Io sono nato in mezzo a loro. Ho visto spostare chili di cocaina. Chili. Chili di eroina. Non mi fregava un cazzo, andavano in giro. Con le borse. Noi abitiamo in un quartiere. Su 100 persone, 98 spazi. Nell'ultima operazione, quella che ha coinvolto tuo figlio, c'era detto siciliani, poliziotti corrotti, dalla Spagna. E da lì, il mio figlio era comodo a tutti. Si è fatto 12 anni dentro, la prima volta. Adesso ne ha preso 40. 40 per associazione, un draghedista? No, un draghedista, il capopromotore, gli ha tirato tutto da lui. Però ne ha trovato con 5 kg di cocaina, una pistola, 900.000 euro. Quando c'è quell'articolo 41 bis, il capopromotore. Cioè che tu sei il capo di un'organizzazione che fa narcotraffico. Cazzo, dammi una medaglietta. Lo stampo mafioso perché lui era legato ai gruppi calabresi. Come ci ha finito con i calabresi? Ma al quartiere. Sergio, sono calabrese. Ma secondo te tuo figlio se fosse stato in un quartiere diverso? No, sarebbe stato uguale perché ha questa malata, è megalomano. Lui diceva, beh, io se non guadagno 30.000 euro al giorno non sono contento. È il numero uno a Milano, lo possono dire tutti. Lui ha fatto l'idea in Spagna, ha sbagliato di ritornare in Italia, sta comodo là. Perché lui stava facendo la latitanza in Spagna? E perché è tornato? No, perché sai, quando sei legato dietro una famiglia non puoi neanche fare i cazzi che vuoi tu, Però la gente pesante non si espone, fai esporre gli altri, mi ci pago, tu fai quello che dico io. Sotto, non sono io, però è la mia stessa regola che si può.
Esistono un'andrangheta visibile e una invisibile. C'è l'andrangheta della Madonna di Polsi, dei riti e dei santini bruciati. E poi c'è l'andrangheta degli invisibili, di quelli che non si fanno nemmeno più chiamare mafiosi, anche se lo sono. Questo perché in ballo ci sono i miliardi accumulati in decenni di malaffare e la rete di rapporti necessaria per la gestione di questo tesoro. Loro non vogliono fartelo vedere che camminano a passo col tempo, però negli affari l'hanno superato il tempo. Perché con tutti quei soldi tu puoi modificarlo radicalmente un tessuto sociale. Assolutamente. Tutta la potenza che hanno giù, quello che vuoi, è vero, ce l'hanno l'economia, però la decisione finale spetta all'alto, non a loro. Le direttive di come si gestisce la politica, come si gestiscono i soldi, come si gestiscono i contatti, come si gestisce la massoneria, come si gestisce la magistratura, non le prenderà mai. Io, anche perché la 'ndrangheta alla fine fa parte, quando si riuniscono loro la chiamano la Camera. Ci sono la massoneria, ci sono le forze dell'ordine, c'è il rappresentante della 'ndrangheta e il rappresentante dello Stato. Deviato però c'è, deviato niente, perché tanti erano seduti nelle poltrone di comando con i ministri, non è che erano deviati, che erano nascosti, perché hanno un patto, è normalissimo. Se io faccio un patto con te, io per la pista mi riferisco, attenzione, io non verrò mai meno al patto. Se vieni meno tu al patto, io lo porto a conoscenza al tavolo, quando ci riuniamo alla Camera, e tu sei un uomo finito. Io no, chiunque viene meno. Di qualsiasi livello. A qualsiasi livello. Mio padre si chiamava Bruno Caccia. Era un magistrato che proveniva da una famiglia di magistrati e avvocati. Nel 1983, quando è stato ucciso, era procuratore capo della Repubblica di Torino. Lui ha sempre detto: se mi devono ammazzare, spero che mi succeda quando sono da solo, perché se devono ammazzare me, ammazzano anche chi mi accompagna. Il giorno dell'omicidio era la domenica 26 giugno dell'83. Mio padre, come praticamente tutte le sere dopo cena, è uscito di casa col cane per fare la sua passeggiatina. Una macchina è passata nella nostra via e gli hanno sparato diversi colpi dalla macchina stessa. Poi un secondo killer è sceso dal posto del passeggero e lo ha finito con due spari alla nuca. Noi naturalmente ci siamo chiesti come mai era stato ucciso nostro padre, unico magistrato ucciso al nord non per terrorismo. C'era dietro qualcosa che lui stava per fare. Questo noi l'abbiamo anche sempre collegato a una frase che lui disse il pomeriggio stesso a mio fratello: sta per succedere qualcosa di veramente grosso. I titoli dei giornali sono stati per tanto tempo: per l'omicidio Caccia si brancola nel buio. Questo io proprio lo ricordo, finché viene raccolta questa confessione da parte di Domenico Belfiore in questa forma, una sola frase: per l'omicidio Caccia dovete ringraziare solo me. Belfiore era l'esponente di spicco dei clan dei calabresi di Torino, che si occupava in quel periodo soprattutto di rapimenti. Tutti i proventi dei loro crimini potevano servire sia per essere investiti nel traffico di droga che cominciava a ingigantirsi in quegli anni, e sia per essere riciclati per poi essere usati in altre attività lecite. Sono passati oramai 38 anni, dopo tutto questo tempo noi non sappiamo la cosa più importante, e cioè il movente
e chi stava sopra Belfiore. Belfiore aveva 30 anni. Noi cittadini del nord alla fine abbiamo la colpa di non avere voluto aprire gli occhi e di continuare ancora a non credere che anche da noi l'andrangheta, la mafia si sia così radicata. Nella storia della mafia calabrese tutto è stato deciso qui. La politica, gli affari, le guerre. Perché è qui che c'è la testa dell'andrangheta. Siamo a Reggio Calabria, dove a comandare è l'elite andranghetista, che dal quartiere di Archi, loro storico feudo, si è presa prima la città e poi tutto il resto. A comandare da sempre a Reggio Calabria è la famiglia De Stefano. Il capo storico del clan era Paolo De Stefano, uno dei padri dell'Andrangheta Nuova. Insieme ai fratelli Giorgio e Giovanni ha guidato l'espansione delle 'ndrine negli appalti. Ma uno dopo l'altro sono finiti, tutti e tre, ammazzati. Dire se era una legge per me, si è rubato il danno. E un bacio, poi, a un certo punto, carino, ha baciato tutto. E non è io, Marco Comaggio. E Paolo, andiamo di Stefano, il Giorgio di Stefano, era una scatta. Ma chi se cane, quando erano morti, no, nessun bacio, non era niente. Andrago, lo sai capito? Sì, i diritti che erano iniziati a vendere, che prima mattina, i diritti di lottare per avanti. Ma fu una miseria a farli a quel modo. Una saga familiare proseguita prima dai figli e poi dai nipoti. E nonostante gli arresti, i rampolli del clan De Stefano continuano ancora oggi a comandare. L'avvocato Giorgio De Stefano è stato condannato perché ritenuto a capo della direzione strategica dell'andrangheta. Ora ci sono ogni giorno sbattiamo come pace queste cose non possono essere vera. Un organismo finora sconosciuto, composto da 6 o 7 membri, pilastri invisibili che guiderebbero l'organizzazione mafiosa, una cupola con a capo un De Stefano. E perché? Perché erano un po' fanati. Che cosa non si stiamo questa cosa? Questo è vero, non ci stiamo. Non ci stiamo immaginando. Non ci stiamo immaginando. Lo dranghetista vero e proprio non può incontrarsi con uno delle forze dell'ordine e parlare. Chiaro, per regola. Chi ha l'autorizzazione ad andare a incontrarsi con loro, con la massoneria, con i magistrati, sono quelli della santa. Cioè il livello superiore. Il livello superiore, che è stato creato apposta per tenere questo contatto. Questa è la direzione strategica. Esatto, c'è piena direzione strategica, per forza. C'è una strategia, non è che uno si inventa una cosa. Si inventa un gruppo, si inventa legami con il mondo, così. Gli unici che possono raccontarla sono quelli che hanno la santa, il Vangelo, che vanno lì quando si riuniscono quelli dalla Camera, però sono pochi, di prescelto. Perché il mio ruolo all'interno della struttura andranghetista è diverso. Perché sono una persona franca, affrancato dalla testa, insomma, dalla testa della piramide. Mi hanno scelto per fare quel lavoro. Sono un andranghetista invisibile. Sì, esatto. Questa è l'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. Oggi si tiene un'udienza del processo Gota. Alla sbarra non ci sono picciottazzi o soldati dell'andrangheta, ma la cupola. Questo è l'avvocato Paolo Romeo, uno dei principali imputati del processo Gota,
secondo gli inquirenti, sarebbe l'eminenza grigia della politica calabrese. E non solo. Il mio processo e il ruolo che mi si attribuisce ha un senso soltanto se dimostrano che io sono un appartenente delle versioni di destra e che sono massone. Cioè, sono 30 anni che si dà la caccia a questi invisibili. I segnali che ci sia una sovrastruttura ci sono tutti. Quello che manca è l'identificazione. Ma io la invito a valutare l'identikit di un appartenente a questa sovrastruttura. Un ricco, uno che ha una posizione sociale, no? Non è che questa molteplicità di soggetti, che pure ci devono essere, io non saprei indicarli, ma ci devono essere, sono d'accordo con lei, è chiaro che non sono un sistema loro. Ognuno è per i fatti suoi. Però ci sono organizzazioni che li vedono insieme, c'è il crimine, c'è la santa. La santa è un grado nella gerarchia criminale. Poi si dice che la santa è diventato, diciamo, qualcosa di più. Si infrange questo ragionamento con l'ipotesi che noi dovremmo ammettere esserci una visione strategica dell'Ndrangheta. Cosa che secondo lei non esiste. No, non solo non esiste, perché la visione strategica ce li hanno soggetti che hanno una ideologia, per cui non può avere una strategia. E facciamo la caccia alle streghe. Per anni ci hanno raccontato che l'Ndrangheta era un gruppo di famiglie indipendenti tenute insieme dalla Madonna di Polsi. Ma questo accadeva 50 anni fa. L'orizzontalità pura dell'Ndrangheta non è mai esistita. Si parla di una Ndrangheta che una e una sono i componenti di quella che noi riteniamo essere la strutturazione di vertice dell'Ndrangheta stanno inoltre la Ndrangheta cosiddetta di base. Sanno quei grandi generali che sopra la loro testa esiste una piramide rovesciata di soggetti riservati a cui è affidato il compito di decidere le strategie, di dettare le linee di politica criminale, che costituisce la vera testa pensante dell'organizzazione criminale. Sopra la gerarchia visibile, fatta di locali, mandamenti e provincia, ce n'è una che non si vede. L'Ndrangheta invisibile ha la forma di una piramide rovesciata. A partire dalla Santa è stata istituita una direzione strategica, composta da un gruppo di 7 eletti, in grado di dettare le linee guida di tutta l'organizzazione. Ma non finisce qui. Sopra la direzione strategica c'è un altro organismo di cui mai nessuno vi ha parlato. La chiamano la Camera ed è il luogo dove gli andranghetisti incontrano massoni, imprenditori, politici e pezzi delle istituzioni. Perché la Camera, per come ce la raccontano, decide le sorti dell'Italia e non solo. Tu hai presente... Hai visto il Louvre? Sì. Bravo. Sai che c'è una piramide che va giù? E una che va su. Bravissimo. È la stessa cosa dentro. Coi due vertici? Con due vertici. Uno militare, operativo, di presidio del territorio e uno invisibile. Che è quella che vedi. Quella che vogliono che io quella veda. Quella che vuoi, certo, assolutamente. E poi c'è un'altra piramide con il suo vertice, le sue strutture, le direzioni strategiche che io non vedo. Quella vera, quella più pericolosa. Perché noi siamo stati abituati a dare, come dire, a riconoscere, e per quanto riguarda lo Stato, dare la caccia a quella visibile, a quella militare. Per forza, a quella perché che questo conosciamo. Fa parte della strategia. Se l'ordine lo ricevono per dire ok, il tizio, riferendosi a me, è un boss ricercato, super pericoloso, la gente crede questo. Non può mai pensare che quello che io ho fatto l'ho fatto perché frutto della decisione loro. Cioè magari di un generale dei servizi. O magari di un politico.
più importante del generale dei servizi. Tu, esponenti dei servizi, della politica, ma anche della Chiesa e della massoneria, l'hai sempre incontrati? Certo. Li ho incontrati sia per pagamenti, sia per riunioni di nuove strategie, di nuovi equilibri. Perfettamente incorporati nella strategia. Assolutamente. No, non sono perfettamente incorporati. Parte importante della strategia, quella politica, e parte di quella economica, la decidono loro. E questa è anche la parte più inquietante. Questa è la parte più pericolosa. La parte che tu non vedi, e tantissima gente non vede, e non ci crede neanche. Tante volte non ci credono, ma forse perché non vogliono credere. Perché al momento che credi, allora capisci che è difficile il cambiamento. Riesci, vista l'esperienza e la capacità d'analisi, a intravederla, questa piramide invisibile, a riconoscerne i segnali? Ma guarda, io non è che riesco a intravederla, io l'ho vista realmente. Ma oggi, quando sento anche qualche notizia, io che l'ho vissuta, sento già l'odore, capisco da dove è partito. So chi le ha prese le decisioni, perché li conosco. Non conosco. Ma anche decisioni che influenzano la vita del paese. Quelle, sì, decisioni che interessano la vita del paese, certo. Perché se lo Stato, l'istituzione Stato, decide che si finisce, si finisce. Non hanno interesse, nessuno ha interesse a farla finire. È una guerra che non vogliono combattere. Ma non l'hanno mai combattuta. Gli invisibili dell'Ndrangheta, quelli che controllano l'organizzazione, avranno sempre bisogno di qualcuno che si sporchi le mani per loro. Manovalanza criminale da sacrificare sull'altare del potere e del profitto. Non è vero che qui sono tutti dei delinquenti, sono delinquenti per cercare per mangiare, ma se uno viene qua e propone un lavoro... Bravo, però sono loro che portano a costretta una persona veramente di andare a rubare. Il mio figlio quando piange che vuole il latte, vuole i biscotti, vuole quello che devo fare io. Con forza, io non morrò. Però no, non è cosa mia di andare a rubare. Che c'è qua principalmente? Solo disperazione. Solo disperazione. Andiamo a dire solo cazzate in giro, che archi là e c'è la 'Ndrangheta, c'è la droga, c'è prostituzione, che non è vero niente. Ad archi là siamo solo uomini di pace e vogliamo rispetto. Io però sapevo che qui c'era l'emergenza immondizia, ma l'hanno portata via. Sì, guardi lì che cosa c'è. Se no, vedete, le faccio vedere tutto lo scempio. Da qua i topi vengono. Da tutti i lati. E che fate, guardate, i topi? C'è dei cani. I cani soli, buttiamo veleno di continuo. Il veleno? Veleno. I bambini piccoli, purtroppo che dobbiamo fare? Ce li ritroviamo dentro. Casa. Dentro casa. Se dà un'occhiata là dentro, vede, è pieno di macchine rubate. Quelle anche fanno parte della spazzatura. Anche quella spazzatura. Pure quelle lasciano là. Questo è materiale che viene anche da Reggio Calabria, dalla città pulita. Cioè tutto il peggio lo portano qua. Tutto qua, io 6 anni che sono qua, giusto? Io in 6 anni, un giorno sì e l'altro pure, bruciano spazzatura di colore. Ma perché 6 anni fa è venuta qui? È perché io non ho
un lavoro fisso, non avevo dove andare, il mio ex marito mi ha portato qua sopra. Dove si può stare che tutti rifiutano le case ad Arghillà? Se lei potesse tornare a 6 anni fa, rifarebbe la stessa scelta? No, ma io morivo di fame. Io preferivo morire di fame. Pure quella. E un'altra. Cioè, tu hai detto, va bene, adesso qua io faccio un orto, voglio pulire. Sì. E scavavi e uscivano frigoriferi, lavatrici. Perché volevi fare l'orto? Perché allora qua non c'è niente da fare. Qua il pomeriggio, dove vai? Non c'è, qua là è vuota. Io la mattina mi alzo alle 5, vado al lavoro, torno a casa e è finito. Perché se tu vuoi essere onesto, allora qui non ci devi stare. Qua la prima denuncia che fai, a te ti fanno andare via. E come fanno? Ti scassano la casa, ti bruciano la macchina, ti fanno da qualunque, ma dove vai? A me 3 volte mi hanno scassato la casa. 3 volte. Una volta me l'hanno scassato con mia sorella dentro. E perché non te ne sei andato? Perché io l'ho vinto. O vivo o morto, perché da Isola non vai. Disagio giovanile, spaccio, occupazione abusiva, microcriminalità e soprattutto vivere di quello che si trova. E infatti tanti ragazzi sono anche gli spacciatori, i giovani spacciatori che a 13 anni scendono la sostanza dal primo, dal secondo e terzo piano al cortile, a sottoscala. Ma soprattutto c'è un abbandono dello studio da parte dei ragazzi in tenera età, già a 12 anni non vai più a scuola. Tu con il calcio sei riuscito a raggiungere i ragazzi, ad avvicinarli? Io sono, tra virgolette, il loro allenatore da un paio di anni. Li abbiamo provato 3 anni fa grazie a dei magistrati che sono venuti qua a pulire con noi, a giocare con i ragazzi, a recuperarci degli spazi o a recuperare gli spazi per loro. Cioè, voi avete preso questo spazio. Questo spazio che era. E la tua idea era: ci facciamo un campo di calcio. Sì, con i ragazzi abbiamo iniziato a pulire, a togliere tutto quello che c'era. Le 2 porte erano agli estremi. Cioè, una lì e una qui. Qui avevamo pulito fino in fondo, avevamo pulito tutto. Perché toglierti il campo e portare le macchine qua? Il gioco nel genitore non è una prerogativa principale. Qui la prerogativa principale è far vivere, quindi far mangiare, detta così, in maniera diretta, il pane. Per come arriva il pane non è un problema. La cosa che ti piace meno di questo quartiere qual è? Non c'è niente qua. Non c'è niente. C'è neanche una sala giochi. Prima c'era e l'hanno sequestrato. Cioè tu hai 16 anni, lui 14. Un pomeriggio che fate? A casa giochiamo all'aperto, sto già a casa stiamo. E per strada? Sulla macchina che passano o la musica, senza. C'è pure un ragazzo qua di là, che insomma l'ha abbandonato, ha 10 anni, 9 anni, e se la fa pure lei, pure lui. Che si fa? L'erba. Un giorno abbiamo fatto un compleanno e l'abbiamo visto di 2 della notte che dormiva per terra. Lui dorme là per terra, a 10 anni, e vende l'erba per vivere. I ragazzi qua sono persi. Se noi andiamo a rubare, tipo io che vado a commettere un reato, io lo vado a fare per portare da mangiare a loro. Poi se io chiedo lavoro, già sono pregiudicato e non me lo danno. L'ambiente dove vivo si sa com'è ed è peggio che peggio. Se non mi aiutate voi, chi mi aiuta? Quindi se tu non mi aiuti, io quando mi libero sono ricostretto a continuare a fare la stessa vita. Quindi tu a me dalla strada non mi togli mai. Cosa mi hanno detto qua?
Io non spero nello Stato, io spero nell'Andrangheta, che mi viene, mi prende e mi fa fare una carriera. No, siete sbagliati, perché l'Andrangheta tu ti sei sempre rovinato. Io sono di questo parere, perché pure io, ho amicizia mafiosa, giusto? Perché tutti, chi fa questa vita, purtroppo, prima o poi capiti. Io ce l'ho i contatti, mi vogliono dare il lavoro. Però c'è il rischio che quando qualche associazione io prendo 20 anni di carcere, cosa ti so? E chi cercano questi? Quelli più disperati, quelli che non c'hanno testa? No, chi è chi non ha famiglia. I soldati senza famiglia? Sì, perché io che ho famiglia, mi posso mettere con te un giorno, due giorni, perché ho bisogno in quel momento. Però dopo tu non li puoi lasciare, perché funziona così. No? Non esci più. Non esci. Ce ne sono state tante persone che hanno chiamato pure i miei figli. Pure per guardare soltanto, dici se vengo a dire, polizia, tu vai là, fai il palo. Tu non vai. Ah, tu gliel'hai proibito? Sì. Chi l'ha chiamato? Se non sapeva che erano i tuoi figli, i miei figli non li dovete chiamare, per queste cose qua. Hai bisogno, vengo io, ma tu sei cogliere, vengo io, se hai veramente bisogno. Ma non ti prende mio figlio? Allora... Non ti permettere, prima tu non li chiamo. Che ha preso una strada che non va bene, ma non per la droga. Noi abbiamo saputo che commercio il suo corpo e non va bene. Cioè, un ragazzino che sta bene tutto. Perché si deve prostituire un ragazzino dei 15 anni? Infatti, io gli faccio il mio figlio a piccolo, sono cresciuti insieme, porto a casa nostra, se gli manca un piatto di pasta, dice: vado, mangiamo, non abbiamo noi, non ti preoccupare, che tu mangiamo, tu mangiamo poco. Io la penso così, a me mi dispiace per questi ragazzi perché non sanno un futuro, qua sopra non ce l'hanno e nessuno ci vuole aiutare. Mimetizzarsi a crescere dentro e fuori lo Stato. Se da una parte ha mantenuto il controllo del territorio in Calabria, dall'altra si è nutrita del sangue del Nord Italia. Oggi monopolizza il mercato mondiale della cocaina e controlla sotto traccia economia e politica. Come il diavolo, la più potente organizzazione criminale al mondo è anche la più brava a farci credere che non esista. Cambieranno le geografie criminali dei clan, muteranno le locali e anche i componenti della direzione strategica. Ma noi continueremo a raccontarveli. Sono Daniele Piervincenzi e queste Mappe Criminali. This is Great Big Story.